Da diverse settimane su YouTube imperversa la pubblicità di questo signore, non questo ragazzo, ma il tipo con la maschera di Guy Fawkes, che scimmiotta Anonymous anche se con la legione non ha niente a che fare. Riccardo Picotti, friulano, tramite Google Annunci sponsorizza il proprio sito ericardo.com, dove spiega il problema penale che ha avuto tempo fa quando è stato invischiato in un traffico di droga. In questo sito Riccardo Picotti, eccolo qua, si dice pentito, anche se poi millanta perché si definisce un grossista internazionale, mentre oggi appunto è diventato un dropshipper milionario. Parla di marijuana, ma a ben vedere l'operazione denominata Sly ha sgominato un vero e proprio supermercato della droga, dove oltre alla marijuana c'era anche MDMA, cioè ecstasy, cocaina ed LSD. Il dropshipping che questo signore promuove è una pratica diffusa da diversi anni e che per questo ha dei margini di guadagno bassi, perché chiaramente lo scarto di prezzo tra un grossista che ha materialmente il prodotto e l'acquirente che è disposto a pagarlo un po' di più non può essere elevato. Inoltre, nel frattempo il prodotto può esaurirsi e, appunto, essendoci un'elevata concorrenza, non è detto che ci si guadagni molto. C'è infine un rischio per l'utente finale che può dover pagare degli oneri doganali non indifferenti quando, per esempio, la merce si trovi al di fuori della comunità europea. Il pacchetto viene definito rivoluzionario. La registrazione è gratis per una lezione, poi dopo, se si vuole comprare il metodo, costa 497 euro. Se parlo di costui è proprio perché non sopporto vedere utilizzare per quello che qualcuno definisce truffette. Perché insomma basta documentarsi per capire come funziona, ma insomma scomodare Anonymous, definirsi rivoluzionario è un po' tanto sopra le righe, se poi pensiamo a due tattiche tipiche di molti imbonitori virtuali, che sono l'utilizzo di cifre non arrotondate, così come faceva Berlusconi, come fa l'Unione Europea quando deve stabilire rapporti tra fantomatici numeri del PIL rispetto al debito, come accade ormai nell'emergenza sanitaria da un anno, dove non si comprende più la reale portata della pandemia e la sua incidenza, tant'è vero che la Lombardia la settimana scorsa, proprio per errore di calcolo, è finita in zona rossa invece che arancione. L'altra tecnica è quella di usare dei tecnicismi, come appunto dropshipping, ma non solo, meglio ancora se presi dall'inglese, per indicare una certa perizia. Ecco, già che ci sono, a margine di questo vorrei indicare come si possono segnalare gli annunci su YouTube, perché non è tanto semplice capire come si fa. Ogni annuncio ha questa, qui non si vede molto bene, piccola i di informazioni, la si clicca e compare poi una prima finestra con un collegamento al quale poi si può iscrivere
inviare un report per un annuncio che ha violato le norme che poi vengono indicate. Grazie se il video ti è piaciuto e comunque lo hai guardato fino a qui.